era stato condannato in via definitiva un paio di anni fa per una rapina commessa ai danni di un'anziana. Aveva perduto il posto di lavoro al comune di Alcamo, ma poi, su intercessione del tribunale di sorveglianza, era rientrato a svolgere, in prove sotto osservazione, mansioni di commesso al settore urbanistica. Adesso però il 58enne alcamese IR è tornato alla ribalta delle cronache ed è stato rinviato a giudizio per truffa aggravata in quanto avrebbe più volte abbandonato l'ufficio senza avere alcun permesso. L'uomo inoltre, durante le sue assenze, avrebbe anche infastidito alcune donne che incontrava per strada e lo faceva anche pesantemente. Il 58enne, tra una consegna di documenti e l'altra, lasciava quindi i suoi impegni di lavoro e cominciava ad infastidire le donne di tutte le età che incontrava per strada. Non soltanto tentava avanzo utilizzando anche un linguaggio poco ortodosso, ma poi addirittura le seguiva anche fino all'interno di negozi e supermercati. Le vittime hanno quindi denunciato i fatti e sono partite le indagini che, tramite anche alcuni pedinamenti, hanno svelato i movimenti e il modus operandi del dipendente comunale. È quindi arrivato il rinvio a giudizio per IR, che già nel 2017 era stato condannato per rapina a 3 anni e mezzo. Per questa vicenda, sicuramente singolare, adesso il comune di Alcamo si è costituito parte civile, venendo ammesso al dibattimento. Il dipendente, oltre all'eventuale condanna da parte del tribunale, rischia adesso un pesante procedimento disciplinare e pure il licenziamento.